Sandro Campagna, poche ore al match contro la Spagna, che è insomma la partita delle partite, Italia-Brasile del calcio praticamente. Rivincita del mondiale, anche se c'è stata già in World League la rivincita. Sì, è una partita che vale un bronzo europeo, una partita importante per continuare il nostro percorso di crescita. Abbiamo analizzato cosa è andato bene e cosa non è andato bene in semifinale con la Croazia. Credo che i ragazzi abbiano capito cosa significa giocare con la pressione da favoriti, quindi è tutto un percorso secondo me di crescita che nel giro di qualche anno ci deve far essere protagonisti assoluti in ogni competizione. Lo siamo stati quest'anno, però evidentemente ancora dobbiamo crescere sotto il profilo mentale. A proposito della partita con la Croazia, avete smaltito le scorie di questa partita con tante decisioni arbitrali discusse, avete trasformato la rabbia? Sì, degli arbitri non ho parlato completamente con i giocatori, ma ho cercato di analizzare i nostri errori, non gli errori arbitrali, ci penserà la commissione tecnica degli arbitri, non sono certo io deputato a pensare anche agli errori arbitrali. Detto questo, dobbiamo concentrarci su oggi, detto bene, dobbiamo trasformare questa rabbia in energia positiva, perché c'è un avversario bellissimo da affrontare in una finale per il bronzo che di solito è anche un po' pazza nella sua dinamica, quindi dovremmo essere molto bravi, avere forza e tenuta mentale, oltre che naturalmente analizzare bene gli aspetti del gioco nostro e quello spagnolo. David Martin, abbiamo sentito prima, ha fatto un sacco di complimenti al Settebello e a Sandro Campagna, ha detto dovremmo stare attenti perché Sandro è un abile stratega e sicuramente durante la partita dovremmo cambiare anche noi l'indirizzo tattico. Sì, perché l'ho già detto ieri anche nell'intervista pre-partita della Croazia, che questa è una pallanuoto in continua evoluzione, con un arbitraggio che cambia, con imprevisti, vedi espulsioni, vedi carichi di falli di certi giocatori, per cui veramente uno ha un piano A nella testa ma deve avere anche il B e il C, e quindi bisogna essere abili a comunicare con i giocatori abili a recepire e a far ripartire la squadra in un'altra maniera. Si gioca senza Di Somma e Marziali, però insomma, come avevi detto nei giorni precedenti, dipende tutto dal Settebello stesso. Il rammarico è che nelle tre partite decisive, dove ti si può aprire un'autostrada, non abbiamo mai giocato in 13 al completo. Questo è un rammarico incredibile, però è colpa nostra. E adesso dobbiamo affrontare in 12 con due giocatori diversi da Di Somma e Marziali. In squadra, nel roster, ci abbiamo giocatori con delle caratteristiche simili e quindi nessun alibi, e affronteremo a viso aperto la Spagna. Grazie.